Che si mette in evidenza l'impoveramento generalizzato della classe media. Qualcuno forse pensa con queste misure di darle il colpo di grazia? Inoltre, alzando ulteriormente l'IVA, ci sarà una minore capacità di acquisto che inciderà sulle aziende, sul lavoro, sulla crescita? Come se ne esce da questa spirale? Sì, diciamo che questa manovra più che altro ha il difetto di aver scontentato più o meno tutti, nel senso che essendo figlia di un governo che deve rendere conto, come diceva il presidente Placido prima, a tutta una serie di, diciamo così, azionisti, ecco, non ha la possibilità di dare un'impronta da una parte o dall'altra. Insomma, il discorso dell'IVA in realtà sta anche seguendo quella che è una tendenza europea. Ormai gran parte dei paesi del nord l'hanno portata anche oltre il 25%. Il problema fiscale è che noi dobbiamo decidere, perché siamo un po' in una fase ibrida, o andiamo su un discorso in prospettiva di totale detrazione, e quindi questo può servire per far riemergere il sommerso, dove lo Stato poliziotto non è più sufficiente, deve essere il cittadino stesso che ha interesse a far emergere il sommerso. Oppure su un discorso del tutto opposto, cioè soltanto imposte indirette. È una scelta draconiana, o l'una o l'altra, perché effettivamente stando in mezzo al guado noi non riusciamo a far emergere questi 200 miliardi, di cui 120 di evasione e circa 100 di lavoro nero, insomma di evasione contributiva, che in qualche maniera ci danno problemi. Il discorso dell'IVA, tutto sommato, alla fin fine potrebbe anche non rivelarsi così negativo, Non perché abbiamo detto dal 2012, no? secondo semestre 2012, comunque noi abbiamo un problema che non è stato risolto a livello europeo, cioè una perequazione di IVA sui prodotti importati dalla Cina. Noi abbiamo dei grossi problemi di competitività sleale da parte dell'Estremo Oriente. Nel momento in cui noi avessimo una politica comune europea che andasse a incidere su questa grande parte di prodotto che noi importiamo, avremmo comunque un'agevolazione delle nostre imprese che fanno fatica a competere. Quindi, quello che dicono, gli economisti è che tutto sommato un aumento dell'IVA, pur andando a limitare i consumi interni, va comunque a incidere anche sulle importazioni dei paesi che esportano da noi in maniera, diciamo, non competitiva. C'è anche un altro aspetto sul discorso dei consumi, che noi siamo cresciuti negli ultimi 10 anni, ma sulla componente del PIL relativamente al consumo e non agli investimenti, piuttosto che alla spesa pubblica, piuttosto che diciamo la parte sana cosiddetta. Non possiamo più consentire comunque un'economia che cresce soltanto indebitando, comunque maggiorando sempre di più i consumi. Quindi è una riflessione che questa operazione pone un pochettino a tutto lo strato Allora, sociale. qualche minuto.